forse senza neanche accorgersene troppo, è diventato il re di Bari. Semplice, concreto, solare e appassionato. Questi sono alcuni degli aggettivi che descrivono Michele Mignani, il tecnico del Bari. Lui ha riportato i Galletti in Serie B. Passo dopo passo ha riconquistato l'entusiasmo di una delle piazze storiche del calcio italiano, appunto quella di Bari. I Galletti oggi militano in Serie B e hanno dei grandi sogni. Ma questi sogni ce li facciamo raccontare direttamente dalla sua voce. Ciao Chiara, buongiorno. Eccoci, buongiorno mister. Io in realtà ho voluto sperimentare cosa significasse stare da questa parte, quindi se posso oggi le rubo un po' il posto. Ho visto, ti sei seduto al posto mio. Volevo capire che cosa significasse guardare il campo da questa parte, prima di poi iniziare a chiederle un po' del suo Bari e soprattutto del suo lavoro qui a Bari. Siamo all'inizio del campionato, sono appena passati 2 mesi, ma già il Bari si sta facendo notare. Sta vivendo e gestendo situazioni più entusiasmanti e più complicate. Come giudica l'approccio generale della squadra? Sai, noi siamo una squadra neopromossa e quindi ci siamo catapultati in un campionato nuovo per noi, anche per me, perché per me è stato l'esordio in Serie B. Però siamo partiti bene perché abbiamo avuto grande entusiasmo, perché abbiamo deciso di mantenere la colonna portante della squadra dello scorso anno, abbiamo preso giocatori che facevano al caso nostro e abbiamo avuto anche fortuna di partire bene e di riportare quell'entusiasmo che avevamo creato lo scorso anno insieme poi a tutta la gente, alla nostra gente, alla città insieme. Ma c'è stato un momento in un inizio così sfavillante nel quale ha creduto che le aspettative magari fossero troppo alte nei vostri confronti? Sai, questa è una piazza che grandissima, si fa sentire. E quindi le aspettative ci sono sempre. Poi noi conosciamo bene la realtà, conosciamo la difficoltà del campionato, sappiamo che ci sono squadre fortissime, quindi noi dobbiamo cercare di vivere di settimana in settimana cercando di fare punti, ne abbiamo fatti e dobbiamo farne ancora tanti perché questi non saranno ancora sufficienti e non ci poniamo obiettivi. Poi è chiaro che non, in questa piazza non puoi parlare di salvezza, però noi siamo consapevoli veramente che è un campionato difficilissimo e ogni domenica vieni messo alla prova e ogni domenica devi avere la testa giusta e serena per andare in campo e dare battaglia. L'ha detto lei stesso, questa Serie B forse più di tante altre stagioni è molto complicata, però il Bari sta dimostrando da subito di non avere timore degli avversari. Su cosa ha lavorato principalmente con i suoi giocatori? Ma questa è una mentalità che ci portiamo dietro allo scorso anno. Lo scorso anno avevamo un obiettivo che era dichiarato dall'inizio, che era quello di vincere il campionato, e quindi abbiamo cercato di inculcare, io, lo staff, ma i giocatori stessi ne erano consapevoli, di inculcare una mentalità vincente che poi ci siamo portati dietro, che questo non significa vincere tutte le partite, ma significa andare in campo e non aver paura dell'avversario. E adesso andiamo un po' a parlare della squadra, per cui magari ci spostiamo nel punto più importante per loro, che è quello lì, il rettangolo verde. Vabbè. Mister, siamo in campo e non possiamo che parlare della squadra. Lei stesso prima ha detto che ha voluto tenere stretto il gruppo che l'anno scorso ha trionfato senza storie in Serie C. Come sono cambiati i suoi ragazzi? Ma non sono cambiati, sono cresciuti secondo me. Si sono adeguati a una categoria nuova, una categoria superiore, che come dicevamo prima è un campionato equilibrato, un campionato con molta competitività, quindi loro da subito sono cresciuti, sono migliorati e hanno dato dimostrazione di poterci stare alla grande. E parlando di giocatori non possiamo che parlare di Khedira, uno degli uomini in rivelazione proprio di questo inizio di campionato e anche attualmente capocannoniere. Quali sono secondo lei i margini di crescita di questo ragazzo? Ma lui è un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, perché è un ragazzo sano, un ragazzo pulito, un ragazzo umile, un ragazzo che ha tanta voglia di migliorarsi. Lui è cresciuto moltissimo da quando è arrivato l'anno scorso e probabilmente ha ancora margine di miglioramento, deve continuare a lavorare con la stessa voglia, con la stessa intensità che ha avuto fino ad oggi, e io penso che possa crescere ulteriormente. E lasciando un attimo il rettangolo da gioco, un aneddoto su di lui che può raccontarmi? Ma no, è un ragazzo semplice, un ragazzo speciale, ma come lo sono tanti nel nostro spogliatoio, un ragazzo che si fa voler bene da tutti. Ora non mi viene in mente qualcosa di particolare, però è veramente un ragazzo d'oro.
è stata una rivelazione. Lui è capocannoniere attualmente con 8 reti, ma alle sue spalle c'è un altro galletto di Antenucci a quota 5. Le chiedo a questo punto, qualche attaccante si è già proposto per il mercato di gennaio, data la sua capacità di esaltarne poi la vena realizzativa? No, ma sono stati bravi loro, sono bravi loro e nelle loro corde. Antenucci è un giocatore che ha sempre fatto gol in tutta la sua storia e che dire, è un giocatore che magari ha avuto bisogno di più tempo e speriamo che continui ad avere questi livelli, perché per noi è molto importante. La società infatti ha fatto un lavoro molto importante sul mercato, dal ritorno di Foloruncio a grandi nomi che esaltano un po' la sua capacità di allenare poi la squadra. Secondo lei una possibile rivelazione invece adesso quale potrebbe essere? Ma noi abbiamo tanti ragazzi anche giovani, abbiamo un mix di giocatori anziani, perché poi il nostro capitano è Valerio Di Cesare, che ha qualche anno anche lui, e tanti ragazzi giovani. Sono tutti giovani che sono in rampa di lancio e pronti ad esplodere. Ora non faccio un nome perché magari farei torto a qualcuno, però io credo che ci siano ragazzi che abbiano veramente possibilità di crescere, di confermarsi in questo campionato, chissà mai anche di arrivare in un'altra categoria. Per lei da allenatore quanto è bello avere una rosa così ampia per poter poi scegliere i giocatori da schierare in campo? Ma sotto un certo aspetto è bello, perché hai sempre la possibilità di scegliere, sotto un altro aspetto è meno bello perché purtroppo ne devi lasciare tanti fuori. Questo però è il nostro mestiere. Credo che i ragazzi abbiano capito che c'è bisogno di tutti, stanno allenando sempre bene, perché poi sono straconvinto che la forza di una squadra non è soprattutto in quelli che giocano dall'inizio, ma quelli che giocano meno e che devono tenere sempre alto livello anche in allenamento. Parlando del Bari e di Bari, l'amore con il club, la dirigenza, la società è scoppiato da subito, tant'è che lei stesso ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Cosa l'ha colpita di più del modo di lavorare del presidente Luigi De Laurentiis? Beh, io devo ringraziare tantissimo il direttore Ciro Polito, perché è stato lui a volermi qua, e credo che il presidente ancora non mi conoscesse, però devo dire che ho trovato una famiglia, ho trovato un gruppo di persone speciali, persone che hanno grande rispetto del lavoro, che hanno grande competenza, ma che hanno secondo me soprattutto un grande valore a livello umano. Quanto è importante, a questo punto le chiederei da allenatore, trovarsi in una società dove l'aspetto psicologico e umano funzioni così bene? Beh, è importantissimo, perché ti dà fiducia, ti dà la serenità di lavorare e a volte anche di sbagliare, però il mio è un mestiere dove non puoi pensare di avere amici, ma devi sempre pensare di fare risultati. Quindi l'anno scorso abbiamo raggiunto, credo anche con merito, un obiettivo importante, perché era quello che ci eravamo prefissati, ma quest'anno è tutta un'altra storia e quindi bisogna continuare a fare punti. Far punti significa anche accontentare e in un certo senso far felici, mettiamolo un po' tra virgolette, i tifosi del San Nicola. Bari infatti è una piazza caldissima che si fa sentire, ma pretende anche tanto. Quanta responsabilità sente nei confronti di questo stadio? Ma tanto, 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 ma per tanti motivi. Il primo, perché questa è una piazza che ha fatto anche la Serie A e l'ha fatta per diverso tempo. In questa piazza ci sono stati allenatori importantissimi, faccio due nomi, ma ne potrei fare tanti altri, penso ad Antonio Conte, penso a Mister Ventura, quindi è una grossissima responsabilità per molteplici motivi, però dobbiamo anche essere in grado di reggere questa responsabilità, perché anche noi sotto sotto abbiamo delle ambizioni, anche noi, dico, inteso come allenatore o come allenatori, abbiamo delle ambizioni e dobbiamo essere in grado di reggere queste pressioni. Poi quando ti siedi in panchina e ti giri verso la curva e vedi che ci sono, o guardi intorno allo stadio, vedi che ci sono sempre 30-35 mila persone, è una grande soddisfazione, anche perché credo che il merito, molto merito, vada alla squadra e ai ragazzi che sono riusciti a riportare questa gente allo stadio. È uno degli stadi che conta più tifosi proprio in questo campionato di Serie B, ma uscendo un po' dallo stadio e dal suo lavoro, parliamo di Bari, c'è un posto del cuore che lei ha in città, magari dove va a fare una passeggiata nei momenti di riposo? Ma io vivo un po' fuori Bari e ogni tanto mi capita di andare a Bari. Io credo che Bari sia bella tutta, veramente. È stata per me una grande sorpresa. C'ero stato altre volte, ma c'ero stato prevalentemente a giocare. Invece quando hai la possibilità di visitarla, di girarla, ti rendi conto che è veramente una bella città. Io dico una cosa scontata, ma credo che fare una passeggiata a Bari Vecchia sia veramente bella. Ha il suo fascino. Parlando invece un po' in termini calcistici, che atmosfera tira in città? I tifosi magari la fermano per un autografo, una foto.
Ah sì, questo è un momento in funzione del fatto che siamo partiti bene, ma complice anche il lavoro dello scorso anno. Io ho percepito tanto affetto da parte della gente nei nostri confronti, quindi è un popolo caldo, è una tifoseria molto calda e ci aspettano quando facciamo allenamento e quando vai in centro sicuramente chi ti riconosce ti chiede sempre una foto. Le chiederei a questo punto se ha voglia di farmi scoprire qualche altra parte di questo meraviglioso stadio. Andiamo, andiamo. Mister, a livello personale, questo è il suo esordio sulla panchina su un campionato di Serie B, ma è un campionato che lei conosce già bene da ex giocatore, dove appunto ha giocato per una decina di stagioni. Come è cambiato questo campionato rispetto ad allora? Ma sai, il calcio si evolve, è cambiato, ma probabilmente è anche migliorato sotto tutti gli aspetti. Adesso trovi sempre campi in perfette condizioni, adesso c'è stata l'introduzione anche in Serie B del VAR. Probabilmente ai miei tempi c'erano forse più italiani che stranieri in campo, però il mondo va avanti, il calcio va avanti e dobbiamo sempre adeguarci. Anche se forse la Serie B è ancora quel campionato che vanta un po' di italianità, anche nella denominazione campionato degli italiani, mantiene ancora forse un'etichetta più italiana? Ma sì, probabilmente sì, dovrebbe anche essere così. Io credo che tanti giocatori importanti sono cresciuti e hanno cominciato dalla Serie B e poi veramente io credo che sia un campionato dove molte squadre in Serie B farebbero bella figura anche in Serie A. Ritornare in Serie B da allenatore significa anche un po' rievocare ricordi del passato e anche fare incontri un po' che riportano al passato. Partiamo da Parma, squadra che voi avete affrontato proprio all'inizio del campionato e che per lei ha significato rincontrare il mister Fabio Pecchia, suo compagno al Siena al tempo ed oggi allenatore. Com'era da giocatore e che allenatore è oggi? Ma Fabio è sempre stato un giocatore forte, ora io non mi ricordo quando venne a Siena, se veniva da Juventus, lui ha giocato anche squadre importanti, era un giocatore imprevedibile, un giocatore che magari non aveva un ruolo ben preciso, ma era un giocatore abile negli inserimenti, faceva gol e comunque aveva un peso anche nello spogliatoio. E come l'hai trovato adesso? Che allenatore è oggi? Un allenatore bravo, ma lo dice il suo percorso, dice il fatto che ha vinto campionati e che sta facendo giocare il Parma molto bene. È un allenatore che di promozioni se ne intende, ha fatto un gran progetto l'anno scorso con la Cremonese, adesso c'è da vedere pian piano il progetto di un Parma ambizioso. Sì, gli vanno fatti i complimenti sicuramente per quello che ha fatto fino ad oggi. Ma cambiamo piazza e passiamo a Genoa, e anzi a Genova, che è la sua città natale, anche se poi lei è cresciuto calcisticamente con la Sampdoria. Il Genoa sarà una squadra che il Bari affronterà prossimamente e mi dica, la vivrà un po' come un derby? Ma sai, Genova è una città che vive di calcio. Genoa è la squadra più vecchia d'Italia e invece la Sampdoria è nata più o meno 50 anni dopo da una fusione di due squadre di Genova, quindi Genoa ha una tifoseria incredibile come del resto la Sampdoria. Poi entrambe le squadre hanno avuto, nel momento in cui io stavo diventando uomo, nel momento in cui ero ragazzo, hanno avuto il loro momento migliore fine anni 80, primi anni 90, dove la Sampdoria ha vinto lo scudetto e il Genoa è arrivata comunque quarta mi sembra in campionato. Poi la Sampdoria ha fatto la Coppa dei Campioni e il Genoa ha fatto la Coppa UEFA. Quando torno a Genova, sia quando sono tornato a giocatore che spero da allenatore, è sempre un'emozione importante perché è uno stadio storico e senti proprio il profumo del calcio. Parlando di emozioni, passiamo da Genova a Ferrara e quindi alla SPAL, altra squadra avversaria del Bari quest'anno, ma è stata anche la sua squadra d'esordio come calciatore proprio per due stagioni in Serie B. Che ricordi ha di quel momento? Ma ricordi bellissimi, perché per me era l'inizio della carriera e quindi non sapevo se sarei riuscito a fare calciatore oppure no, e mi ricordo che i primi due anni a Ferrara sono stati bellissimi, soprattutto il primo, perché in C1 abbiamo vinto il campionato e poi l'anno dopo siamo andati in B. E città, anche Ferrara è una città veramente appassionata di calcio, una città vivibilissima. Sono bellissimi ricordi di quel periodo, anche perché poi ero ragazzino e quindi...
Nella sua vita infatti è passato sia da calciatore che da allenatore da tante tappe italiane, da nord a sud. Secondo lei come cambia il calcio? Ma è vissuto in maniera diversa, sicuramente è vissuto in maniera diversa, perché poi io ho vissuto gli opposti, nel senso che ho giocato un anno, anche un anno e mezzo a Trieste e adesso a Bari. Mi rendo conto che si vive in maniera diversa, però sai, poi alla fine quando tu sei dentro al lavoro tante cose le noti meno, te ne accorgi meno, non è che ti concedi, non sei in vacanza e quindi lo percepisci, lo vedi, ma sei sempre concentrato sul lavoro. Focalizzato sul lavoro. Parliamo adesso di un recente passato ed è quello di Modena. Cosa l'ha colpita degli uomini di Tesser quest'anno? Ma il Modena è una squadra come noi neopromossa, una squadra che ha avuto delle difficoltà in partenza, però è una squadra solida, una squadra che ha giocatori di qualità, soprattutto in avanti. Non possiamo dimenticare che l'anno scorso ha fatto un campionato strepitoso, ha fatto una marea di punti e ha vinto il duello con la Reggiana, per cui io penso che come tutte le squadre in questo momento si debba avere equilibrio e si debba avere anche purtroppo la capacità di incassare a volte delle sconfitte, perché questo è un campionato dove puoi vincere ma puoi veramente perdere con tutti. È un campionato davvero imprevedibile, ma da allenatore posso chiederle se c'è magari qualcuno che magari allena anche in un altro campionato al quale si ispira o al quale crede di assomigliare un po' nelle caratteristiche tecniche? Ma sai, tu devi guardare, devi studiare, devi cercare di migliorarti, di prendere tutto quello che vedi fatto bene. È indubbio che in questo momento Spalletti stia facendo un grande lavoro, però non devi mai cercare di copiare nessuno. Ci sono tanti allenatori bravissimi, io credo che in Italia ci siano tanti allenatori bravissimi, poi all'estero i nomi che saltano più all'occhio sono sicuramente quello di Ancelotti, perché è un italiano che ha vinto ovunque, e quello di Guardiola, perché anche lui è un allenatore sempre innovativo e cresce di stagione in stagione, sempre a livelli altissimi. E poi io un altro nome ti posso fare è quello di Klopp, perché pure lui ha dato dei segnali bellissimi negli ultimi anni. Sono allenatori forti ma anche di grandi personalità, e quindi può essere forse questa poi la marcia in più anche per la squadra. Anche sicuramente, un allenatore deve essere credibile, deve avere personalità, deve essere un esempio per la squadra, quindi chi è dotato di grande personalità ha sicuramente un vantaggio. Invece un allenatore italiano, di quelli proprio di queste ultime stagioni, magari guardando anche al nostro campionato di Serie B, sul quale metterebbe la mano sul fuoco per il successo nel futuro? Ma sai, intanto prima mi sono dimenticato di fare un nome che per me è fondamentale, che è quello di Stefano Pioli, che è stato anche un mio allenatore e non l'ho citato. Ma se in Serie B c'è un po' di tutto, perché ci sono allenatori che hanno grande esperienza. Prima tu hai parlato di Tesser, ma penso a Bisoli e poi magari sicuramente me ne dimentico qualcuno, che stanno facendo bene. Ci sono giovani interessanti. Guarda, se devo dirti un nome, ti faccio il nome di De Rossi, che ha cominciato adesso ad allenare, però è una persona che io ho sempre stimato, soprattutto perché l'ho visto da calciatore, perché mi sembra, mi piace sentirlo parlare, secondo me è un leader e io sono convinto che diventerà un grande allenatore. Da ex calciatore invece le chiedo, c'è magari un esercizio, una regola tecnica che al tempo odiava e che oggi invece impone i suoi? No, non c'è, perché mi sono imposto da quando ho cominciato ad allenare che tutto quello che non riuscivo a fare, che non mi piaceva, non lo propongo ai miei calciatori. Così che non possono odiarlo nemmeno loro. Mister, le chiedo ancora qualche minuto, giusto per qualche altra curiosità. Volentieri. Grazie. Mister, alcuni degli aggettivi che l'hanno descritta di più in questo periodo sono semplice, glaciale, appassionato. Qual è il più giusto? Ma io penso semplice. La semplicità alla fine è la chiave vincente. Ma secondo me sì, ma poi ha una forma caratteriale, quindi uno non è come è, non è che poi fa o cerca di fare, è giusto essere se stessi. Io mi ritengo una persona semplice. È un aggettivo invece per la sua squadra?
Ma mi piacerebbe che fosse definita guerriera, combattiva, questo è quello che io pretendo in ogni prestazione. E nelle ultime settimane il Bari è stato spesso associato alla Serie A e le ha risposto sorrido ma non ascolto, magari con un po' di diffidenza proprio in favore del tema. Lei perché abbandona questo pensiero prima o poi, comunque con le esigenze e l'ambizione di Bari dovrete iniziare a puntare lì? No, ma non è che uno... Ognuno è libero di sognare, io però non sono sognatore, quindi io so che ogni domenica è una battaglia, che dobbiamo fare punti e che tutte le partite troviamo squadre che vogliono fare lo scalpo nostro, quindi viviamo di settimana in settimana, cerchiamo di fare più punti possibili ora e poi si vedrà. E lo scorso 30 aprile lei ha compiuto 50 anni, che è un traguardo importante, ma qual è il desiderio calcistico che ha espresso soffiando su quelle candeline? Ma te l'ho detto, io non sono un sognatore, quindi veramente sono contento di quello che l'anno scorso è successo e devo lavorare ogni giorno sempre di più per cercare di migliorarmi, per cercare di dare quello che posso alla squadra. Poi secondo me i desideri lasciano il tempo che trovano, bisogna essere concreti, bisogna essere reali e io credo che e spero che quello che abbiamo fatto fino ad oggi passi attraverso il lavoro. Quindi per il Bari diamo concretezza, determinazione e motivazione forse. Sì, sì. E sulla scia di queste belle parole noi continueremo a seguire il Bari e le altre 19 squadre di questo bellissimo campionato di Serie B, come sempre su Elbitz Live.